giovani. Prove generali per il rientro. Loro sono i primi a provare come sarà la scuola a partire dal 14. I corsi di recupero fungono da banco di prova per le misure di sicurezza che gli istituti adotteranno. Al liceo classico Canova sono un centinaio gli studenti ad aver varcato la soglia. Presenti a scuola una quarantina per ogni blocco di lezione. Assieme al protocollo anti-Covid, ieri avevo scritto un comunicato con le regole principali. Con piacere, insomma, mi sono resa conto che avevano letto questo comunicato, anche perché probabilmente i genitori in questo momento sono particolarmente attenti a questo aspetto. E comunque i docenti avevano anche questo compito stamattina, prima di iniziare la lezione, di illustrare il contenuto di questo comunicato. Oggi prove generali di inizio scuola, com'è andata? Bene, bravo. Pochi in classe. Ci hanno spiegato appunto come dobbiamo comportarci in classe con i vari distanziamenti, l'intervallo, le mascherine appunto, e niente, quando appunto si avvicina la professoressa dobbiamo tirarcela su la mascherina eccetera, ma sì, tutto diciamo nella norma. Regole base quali distanziamento, igienizzazione delle mani, misurazione della febbre che spetta ai genitori prima di mandarli a scuola e che sono tenuti ad autodichiarare. E proprio la febbre e le ipotesi sul monitoraggio che ne consegue terrorizza le mamme. Speriamo che si ammalino il meno possibile. Febbre che all'Istituto Mazzotti viene controllata all'ingresso con il termoscanner, ma solo in questi giorni. Ogni istituto superiore della provincia agisce in autonomia, dedicando il periodo di recupero anche a materie penalizzate dalla didattica a distanza, come al Mazzotti, per queste studentesse già diplomate, ma tornate in aula in vista della certificazione per la lingua francese. Come l'avete vissuto quest'anno? È stato tosto perché da un giorno all'altro ci siamo trovati a fare lezioni online, però comunque i prof sono stati bravi a essere, diciamo, a recuperare, insomma, a essere all'avanguardia, a sostenere comunque le lezioni a distanza. Nei due settimane appunto di PAI, di recupero degli apprendimenti individualizzati, abbiamo organizzato gli spazi partendo proprio dalla necessità di garantire il distanziamento, per cui ci sono circa 265-267 ragazzi che sono entrati a scuola con tutte le procedure di ingresso, quindi attesi fuori, poi fatti entrare, sanificato le mani, misurato la temperatura e accompagnati nelle aule. Nelle aule sono seduti con dovuto distanziamento a scacchiera. Ogni aula è composta da 8-10 studenti, prove di tenuta dell'organizzazione della struttura che ne dovrà accogliere 1750. Per scaricare la struttura di presenze sarà ripristinata la didattica a distanza in modalità da definire.